nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Allora. Vicino. Ave Maria,
piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Yeah.
secondo le intenzioni del nostro vescovo, affidate il piano pastorale della diocesi nelle vocazioni sacerdotali e religiose. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta fra i donne e benedetto il frutto del seno.
ti rendiamo in pieno servizio della nostra obbedienza e del nostro amore, per regnare con Cristo nella gloria. Egli è Dio e vive il regno con te. Chiamato Didimo non era con loro quando venne Gesù. Ne dissero allora gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse. Si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qua il tuo dito, guarda le mie mani, stendi la tua mano, mettila nel mio costato e non essere più incredulo ma credente. Rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto hai creduto, beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Ed eccoci anche quest'anno nel santuario della Madonna, che noi lo consideriamo quasi come una casa nostra, dato che i confini del santuario si confondono quasi coi confini della nostra comunità parrocchiale. Venuti per fissare anche noi lo sguardo della Madonna, che indubbiamente ci ha attesi come sempre. Per quell'incontro ci siamo messi in cammino e così numerosi, bravi figliuoli, siete stati bravissimi, in cammino per l'incontro annuale, un incontro non semplicemente di devozione, ma un incontro filiale, perché parte proprio dal vostro cuore, che forma poi certo questa devozione ricca soprattutto di fede, ricca di quella meditazione con la quale avete accompagnato, seguito i misteri del Santo Rosario lungo la salita e lungo l'ascesa verso la casa della Madonna, coronate in questo momento con l'incontro, però non dimentichiamo, stiamo celebrando l'Eucaristia, incontro con la Madonna, ma incontro anche con Cristo e Eucaristia, perché in fondo è Lui il termine del cammino della nostra vita, ma il termine del cammino della nostra santità. Celebrando la Madonna, celebriamo appunto il mistero di Cristo, morto e risorto, lo direte tra poco, annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione. Il testo del Vangelo, letto in questo momento, ricorda gli apostoli richiusi nel cenacolo per paura dei giudei. Forse, scusatene cari figliuoli, forse anche noi portiamo alla Madonna le nostre paure, che si disseminano continuamente lungo il corso della nostra giornata. Thank you.
Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con noi. Thank you.
santo, però come sono gentile per rapportarmi la benedizione del Signore. E ringrazio tutti voi per questa opportunità, perché proprio nel bilancio la grande gioia, la grande consolazione di quello che dato anche a me, si capisce. Ringraziamo anche il Signore che ci ha accolto così bene, e ricordiamo, perché ho promesso a sua eccellenza il Signore, ma ora hanno detto che tutte le volte che saremmo venuti l'avremmo ricordato la Madonna del Sacromonte, che certo lui avrà molto piacere di questo ricordo. E allora, un signor Lacca, allora che il carissimo arciprete, recitiamo un po' una bella mandaria tutti insieme. Amen. Ti ringrazio, Signore, per te, Signore. Sempre. Buona giornata e buona settimana a tutti.